Allora, l'ottava edizione intanto rappresenta una storia di 8 anni in un anno particolare, il battesimo civico a Bellante. Sì, è un anno molto particolare, siamo stati indecisi fino all'ultimo se fare o non fare questa manifestazione quest'anno. Però ci teniamo troppo a questa, tra l'altro, primigenia per il Comune di Bellante, perché lei sa, direttore, che noi siamo stati i primi, il primo comune ad introdurre il battesimo civico, perché teniamo tanto a questo incontro con i nostri neo diciottenni. Quest'anno siamo stati molto indecisi, alla fine siamo riusciti a farlo lo stesso, l'abbiamo purtroppo dovuto fare non il 2 giugno come al solito alla festa della Repubblica, ma lo abbiamo spostato un po' più in là, però anche oggi, e tra l'altro siamo entrati in piazza, quindi forse è stato ancora più bello ed evocativo questo incontro con i ragazzi, siamo molto soddisfatti. Il fatto che lei abbia classificato questo incontro tra i più importanti della sua amministrazione, quindi della vita del Comune di Bellante, ha un senso, però, anche ascoltando la relazione del professor Di Salvatore. Ha un senso proprio perché, anzi, io ritengo che nel Comune di Bellante questa sia la manifestazione più bella, forse. D'altro canto, avere la possibilità di incontrare i neodiciottenni e di dare loro delle indicazioni anche su quello che la Carta Costituzionale ci offre a livello di libertà e anche di doveri, ritengo sia molto molto importante. D'altro canto i ragazzi sono stati veramente molto attenti e la relazione del professor Di Salvatore, come al solito, è stata magistrale. Penso che abbia lasciato in ognuno di loro un seme per poter poi, come dire, fecondare nel loro intimo, perché loro stessi possano rendersi partecipi e protagonisti della società in cui operano e vivono. Bellissimo ricordare che siamo noi il presente e il futuro, lo siamo da molti anni, da circa 70 anni, ma lo siamo davvero e lo sono gli umili come lo sono gli intellettuali. Questo è il concetto che è passato ascoltando il professor Di Salvatore. Certo, il professor Di Salvatore ha naturalmente tracciato una linea storica delle costituzioni che sono state, insomma, che hanno caratterizzato la vita degli italiani e giustamente ha posto in risalto il fatto che la nostra Costituzione è una Costituzione che sancisce e stabilisce dei diritti e dei doveri per tutti e non più soltanto per le classi più agiate, che invece potevano godere dei diritti civili e delle libertà politiche prima dell'avvento del fascismo. E lui stesso ha detto, giustamente ricordando la figura di Piero Calamandrei, che il popolo italiano, nella stragrande maggioranza, nelle classi poveri, non si è ribellato al fascismo, semplicemente le leggi fasciste che hanno soppresso le libertà, semplicemente perché loro quelle libertà non le esercitavano soltanto alcuni. Oggi non è più così e noi alle nostre libertà in questi ultimi periodi abbiamo visto che ci teniamo tanto e vogliamo tenercele. Intanto 24 sono stati i neo-diciottenni di questo comune. Ed è un numero anche importante. È un numero importante, quest'anno abbiamo avuto anche qualche difficoltà nel distribuire gli inviti ad onor del vero, perché le Poste italiane ci hanno giocato un brutto scherzo e non ce le hanno consegnate, quindi ieri però abbiamo chiamato tutti i ragazzi e sono accorsi e sono stati, penso io, felici di essere venuti qui in un sabato pomeriggio che magari potevano trascorrere al mare o con i loro amici, però penso che questa sia una esperienza che resterà nel loro cuore anche di vicinanza all'istituzione che è il comune e magari tra qualche tempo potremo vedere uno di loro impegnato nella vita politica e sociale di questo paese.